E buongiorno mondo. Un momentino, solo un secondo. Partiamo e vi raccontiamo tutto. A dopo. Dunque, riassunto. Siamo partiti. Forse l'avrete letto dal titolo, ma non so ancora che titolo metterò in questo video, quindi non so cosa avete come spoiler. Ma stiamo andando in terra veneta, ovvero la terra fulcro dell'hockey italiano, dove ci sono un bel po' di squadre come Trissino, Tiene, Valdagno, eccetera. Perché? Perché oggi proprio a Trissino si tengono le finali di Coppa Italia di tutte le categorie B, femminile, A2 e A1, oggi e domani. Alle 3 ci sarà la finale dell'hockey amatori Vercelli, che sfiderà i Pumas di Viareggio per la super finale di Coppa di Serie B. Però voi, non so se lo sapete, Vercelli ormai ha due squadre da circa 4 anni. La squadra Hockey Vercelli Engas giocherà il campionato, la partita di campionato a Valdagno contro il Valdagno. Quindi noi non guardiamo tutte le finali della Coppa Italia, ma ci sposteremo appunto a Valdagno perché la Simo non è tifoso dell'hockey amatori Vercelli come me, perché io sono tifoso storico da sempre e quindi con la squadra storica, vincitrice di 3 scudetti, eccetera, coppe. Perciò, per far contenta anche lei, andremo a vedere anche l'Engas. Ma piace anche a me tifare l'Engas, faccio tanto lo scemo, ma comunque li tifo, è sempre la mia squadra, la squadra di Vercelli. Perciò oggi giornata full hockey e domani, come ho promesso ormai, penso un anno fa, ci porteremo a Verona a visitare la città. Questa notte dormiamo vicino a Soave perché lì c'è il vino buono, l'amarone, il vino Soave, quindi non so, ci ubriacheremo. Buona giornata a tutti. E siamo arrivati finalmente a Monteforte d'Alpone, dove c'è il B&B che abbiamo prenotato. Siamo in stanza, abbiamo giusto mangiato un panino veloce. Adesso andiamo nella pasticceria, sempre degli stessi proprietari del B&B, a prenderci un caffettino e poi ci spostiamo a Trissino, dove finalmente vedremo la finale di Coppa Italia di Serie B amatori Vercelli Pumas Viareggio. Ma prima andremo a prenderci anche una birretta, perché non si può andare a vedere la partita senza una birretta che ti dia un po' di corico. Forza amatori, a dopo. Ale, 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 Vercelli, ale. Tieni le mani sul volante. I biglietti fatti, questo è il palazzetto, lei è la Simo. E mezz'ora comincia la partita. Presettino prepartita. Una buona giornata e benvenuti a tutti i tifosi alle squadre dell'Amatori e Vercelli e del Pumas Viareggio. Siamo pronti. Quiero que vean también.
Ebbene sì, non ho buone notizie per voi, come avete visto. Penso che l'abbiate visto dai video e delle clip che ho fatto prima. L'Hockey Amatori Vercelli non ha vinto la Coppa Italia di Serie B di hockey, ma se l'è aggiudicato il Viareggio Pumas. Comunque l'Amatori Vercelli non ha giocato per niente ai livelli ai quali ci ha abituato durante il campionato e durante le qualifiche della Coppa. Questo lo dico da tifoso, e non erano grintosi, non ci hanno messo la carica che avevano di solito. Si vede che pativano un po' la pressione della finale, non si capisce, però sono triste. Adesso ci siamo già spostati a Valdagno e molto presto facciamo una passeggiata adesso lungo l'Agno, si dice così, è il fiume, il torrente qua sotto, e toccherà andare a bere un po' per me per consolarmi e un po' per la Simo, che deve caricarsi per la sua partita questa sera, Engas Valdagno Serie A1. A dopo ragazzi, ciao. Ci tocca consolarci così. More moments later. Siamo in curva a Valdagno, la Simo è super tesa perché Vercelli li sta prendendo 2-1, ma c'è speranza. Si gioca. Mancano 10 minuti del primo tempo e si canta. Anche là, quando si entra si va, quando si entra si va, andiamo, Me ne vanto, ai Vercelli vince ancora, vedo già, alleo, dai Vercelli vince ancora, vedo già. Ragazzi, e anche l'Hockey Vercelli purtroppo ha perso 6-2, la Simo è qua, tristissima, sta per piangere. Partita, un po' così, ve la racconteremo, adesso torniamo a casa, anzi al B&B, ciao. Many tic-tacs later. Brutta giornata per le squadre di hockey vercellese. Anche l'Engas ha perso contro il Valdagno, tra l'altro ha perso 6-2, una partita che avrebbe potuto e dovuto vincere. La Simo è ancora più triste di me perché lei è super tifosa dell'Engas. E niente, come vedete siamo appena rientrati nel nostro B&B a 40 km circa da Valdagno, vicino a Soave, e speriamo domani di goderci almeno una giornata a Verona col sole, berci un po' di amarone. Ragazzi, buonanotte, a domani. The next morning.
E buongiorno mondo, anche se proprio un buongiorno non è, perché come avete visto ieri le vercellesi sono caracollate in pista, perse tutte e due le partite e stamattina abbiamo lasciato il B&B dopo aver fatto colazione e comprato una zeppola visto che è San Giuseppe. E mentre arrivavamo all'ingresso dell'autostrada direzione Verona siamo stati tamponati e per fortuna la mia Berta è una macchina cara armata e sembra non si sia fatta niente a parte qualche graffio sul paraurti e la targa tutta piegata, magari c'è da mettere qualche rivettino perché sono saltati prima di andare a perdere la targa in giro per la strada. E vabbè, noi stiamo bene, la Simo ha preso un po' un colpo ma dovrebbe star bene, non abbiamo fatto nessuna visita. Adesso andiamo a bere del buon amarone che ci passa tutto. Ragazzi, a dopo. La rifacciamo. Molto bene, siamo arrivati a Verona, abbiamo parcheggiato nel parcheggio gratuito a 1,5 km dal centro, quindi stiamo facendo la nostra bella passeggiata, ma volevo solo aggiornarvi su una cosa. La Simo si è talmente spaventata e preoccupata del tamponamento che abbiamo subito, comunque vi rassicuro, è stato tutto abbastanza tranquillo, stiamo bene, però lei è spaventata e non ha voluto nemmeno mangiare la zeppola che ci siamo comprati per fare lo snecchino prima di andare a fare la passeggiata e prenderci un caffè, quindi guardatela qua com'è preoccupata. Sotto shock. Dovremmo portarla dallo psicologo. E niente, prima c'era la sirena, adesso le campane. Meglio che la smetto, a dopo. Siamo venuti anche sullo struscio di Verona a fare acquisti dai negozi super costosi per noi poveracci. Meno nero, non compriamo niente. E indovinate perché ci siamo già fermati dalla nostra passeggiata, ve lo dice lei? Per avere uno spritz. Come sapete siamo sempre in giro per mangiare, bere e godercela, qui c'è la Simo che fuma come al solito e come vedete siamo fermi davanti all'Osteria 17 dove abbiamo mangiato benissimo e abbiamo preso io i bigoli con il ragù di anatra, la Simo ha preso i ravioli con l'impasto di amarone ripieni al brasato e di secondo il brasato con le polentine che era morbido che non si poteva dir di no e quindi più caffettino, acqua, mezzo litro di Valpolicella classico, 72 soldi per tutti e due, quindi prezzo giusto, medio alto, ma merita tutto. A dopo. E dopo una mangiata del genere ci tocca fare almeno altri 4 km di camminata prima di andare a recuperare la Berta, sperando che non si sia smontata dopo il tamponamento di questa mattina. E niente, ripartiremo direzione Vercelli con la nuova ultra del Hockey Vercelli Engas. Sembravi, sai cosa? Sembravi Maccio Capatonda quando fa il telegiornale e dopo questa mangiata, no?
Non lo so, non ho mai visto Mocio Capatonda perché non mi piace. I TG durante la quarantena. No, non mi piace Capatonda. Non fa ridere. Non fa ridere nessuno.